La Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati vescovi i presbiteri Guido Marini e Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Molto volentieri. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli e figli carissimi, riflettiamo attentamente a quale alta responsabilità ecclesiale vengono promossi questi nostri fratelli. Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i 12 apostoli perché, pieni della potenza dello Spirito Santo, annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e, riunendoli sotto un unico pastore, li santificassero, li guidassero alla salvezza. Al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero apostolico, i 12 si aggregarono dei collaboratori, trasmettendo loro con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'ordine. Così, attraverso l'interrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa, si è conservato questo ministero vivente, questo ministero primario, e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel vescovo, circondato dai suoi presbiteri, è presente in mezzo a voi lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, sommo sacerdote in eterno. È Cristo, infatti, che nel mistero del Vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza e a santificare i credenti mediante i sacramenti della fede. È Cristo che nella paternità del Vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa. È Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna. Accogliete dunque con gioia e gratitudine questi nostri fratelli che noi vescovi, con l'imposizione delle mani, oggi associamo al Collegio Episcopale. Quanto a voi, fratelli carissimi eletti dal Signore, riflettete che siete stati scelti fra gli uomini e per gli uomini siete stati costituiti, non per voi, per gli altri, nelle cose che guardano Dio. L'Episcopato, infatti, è il nome di un servizio. Non è vero Episcopato senza servizio. Non è il nome di un onore, volevano i discepoli, uno alla destra, uno alla sinistra, perché al vescovo compete più il servire che il dominare, secondo il comandamento del Maestro: chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come a lui colui che serve. Servire. E con questo servizio voi custodirete la vostra vocazione e sarete autentici pastori nel servire, non negli onori, nella potestà, nella potenza, no, servire, sempre servire. Annunziate la parola in ogni occasione opportuna e non opportuna. Ammonite, rimproverate, esortate con magnanimità e dottrina. Continuate a studiare e mediante l'orazione
nell'offerta del sacrificio per il vostro popolo, attingete dalla pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della divina grazia. Voi sarete i custodi della fede, del servizio, della carità nella Chiesa. E per questo ci vuole essere vicini. Pensate che la vicinanza è la traccia più tipica di Dio. Lui stesso lo dice al suo popolo nel Deuteronomio. Pensate, quale popolo ha i suoi dei così vicini come tu hai a me? Vicinanza, con due tracce che l'accompagnano. Una vicinanza che è compassione e tenerezza. Per favore non lasciate questa vicinanza, avvicinate sempre al popolo, avvicinate a Dio, avvicinate ai fratelli vescovi, avvicinate ai sacerdoti. Queste sono le quattro vicinanze del vescovo. Il vescovo è un uomo vicino a Dio nella preghiera. Tante volte qualcuno può dire, ma ho tanto da fare che non posso pregare. Fermati. Quando gli apostoli hanno inventato i diaconi, Pietro cosa dice? E a noi, ai vescovi, la preghiera è l'annunzio della parola. Il primo compito del vescovo è pregare. E non come un pappagallo, no, pregare col cuore. Pregare. Non ho tempo, no. Tutte le altre cose, ma pregare. È il primo compito del vescovo. Vicinanza a Dio nella preghiera. Poi, seconda vicinanza, vicinanza agli altri vescovi. Non che quelli sono di quel partito, io sono di questo partito. Siate vescovi. Ci saranno discussioni fra voi, ma come fratelli, ma vicino. Mai sparlare dei fratelli vescovi, mai. Vicinanza ai vescovi. Seconda vicinanza, al corpo episcopale. Terza vicinanza, vicinanza ai sacerdoti. Per favore, non dimenticatevi che i sacerdoti sono i prossimi, più prossimi di voi. Quante volte si sente lamentele che un sacerdote dice, io chiamai il vescovo, ma la segretaria mi ha detto che ha l'agenda ripiena, che forse dentro 30 giorni potrebbe riceverlo. Questo non va. Se tu vieni a sapere che ti ha chiamato un sacerdote, chiamalo lo stesso giorno o il giorno dopo. Lui con questo saprà che ha un padre. Vicinanza ai sacerdoti. E se non vengono, va a trovarli vicino. E quarta vicinanza, vicinanza al santo popolo fedele di Dio. Quello che Paolo disse a Timoteo, ricorda tua mamma, tua nonna. Non dimenticare che sei stato tolto dal Grecce, no, da una elite che ha studiato da tanti titoli e tocca essere vescovo, no, dal Grecce. Per favore, non dimenticatevi queste quattro vicinanze. Vicinanza a Dio nella preghiera, vicinanza ai vescovi nel corpo episcopale, si fa il corpo episcopale, vicinanza ai sacerdoti e vicinanza al Grecce. Il Signore vi faccia crescere su questa strada della vicinanza, così imiterete meglio il Signore, perché Lui è stato sempre vicino e sta sempre vicino a noi, e con la sua vicinanza, che è una vicinanza compassionevole e tenera, ci porta avanti. E che la Madonna vi custodisca.